Anima, principio immateriale della vita negli esseri viventi. La vita risulta essere la forza attiva propria degli esseri animali e vegetali. Fra anima e vita corre un rapporto di reciproca dipendenza, il quale tuttavia non risulta indispensabile alla vita né animale né vegetale né altra, in quanto l'anima è alloggiata esclusivamente nella specie umana. L'anima è un organismo invisibile in odore, asonoro, impalpabile, insipido, razzista. Animali, esseri viventi dotati di sensi e di movimento spontaneo, viventi ma non semoventi e probabilmente nemmeno provvisti di sensi. Animus, intelletto femminile ma virilizzato della donna. L'autentico intelletto femminile non è astratto, bensì misto di intuizione, sentimento, sensorium. L'animus domina ragazze e donne provenienti da un matrimonio senza coesione interna e che non offre al bambino nessun senso di sicurezza. Se si tratta di un ragazzo, egli si legherà alla madre, anche se la odia. Di una bambina si occupa il padre, anche quando lo detesta. Biologia. Assetata di ordine e di plausibilità, la biologia, che allora ignorava di portare questo nome, si aggirava disperata nel mondo. Ovunque era un brulichio, uno struscio, un affiorare di bestie di superficie e di sottosuolo di ogni genere e grandezza, fioriture, erbature e alberature fra le più diverse rivestivano la crosta terrestre, le acque rilucevano di guizzi e palpiti di pesci e molluschi, l'aria era attraversata di voli e ronzi di uccelli e insetti, e questi ultimi neri insediamenti occupavano peranco il suolo se appena si abbassavano attentamente gli occhi. E quasi subito capì che codeste intense, immobili o semoventi presenze, alacremente intente a sopravvivere, possedevano in comune almeno la fragile reperibilità della vita. Coscienza, imparentata con l'anima, perché anche di essa non si sa né d'onde provenga né d'onde vada e tantomeno che cosa sia. Pare che si esprima oralmente, seppure con voce inudibile. Vive acquattata all'interno degli esseri umani e di essi soltanto. È realistico pensare che trasmetta le sue informazioni con un tipo di voce a noi per ora sconosciuto e che le donne sono assai più adatte ad ascoltare e interpretare la voce della coscienza. Alla coscienza è affidato il rispetto di tutte le norme sociali e morali. Quando dà segni di apparente impazzimento, significa che si trova orientata su leggi e norme diverse di quelle di fronte alle quali sta manifestando ottusità. Demo cristiano. Vive al di fuori del bene e del male e trasmette questa assoluzione plenaria dalla discriminazione e dal criterio discriminante a chiunque entri a far parte della confraternita, ovvero, in caso di potere, all'intero potentato. Dio. Al giorno d'oggi non è ancora stata raggiunta un'opinione certa su chi sia Dio. Si è però, pur sempre più o meno certi, della sua invisibilità. Questa precisamente essendo la sua essenza e la radice stessa di ogni suo potere.
donna. La donna è un'invenzione antichissima. Benché oggi le sia concessa l'anima, è considerata complementare del Signore e padrone del creato, che contrariamente a quanto si potrebbe credere, non è Dio, bensì l'essere umano maschile. La donna non si identifica con i compiti biologici della femmina. Una donna è un prodotto culturale. È sorta dai flutti, già matura e senza infanzia, bestia acquatica o fiore terrestre o fossile. Grammatica. Regole scritte e trasferibili ai posteri, superando la stretta cerchia biologica per socializzare univocamente in più vasti ambienti geografici, donde la differenziazione delle lingue è per popoli e non per consanguinei. Madre. Ruolo femminile. Madre si può essere per proprio conto, visto e considerato che riproduce in prima persona e che questa riproduzione basta per renderla tale. Il ruolo di madre inizia con la gestazione. La metamorfosi della donna in madre non trascina con sé alcuna mutazione di genere. Però a questo punto incomincia per la madre, termine grammaticale, il doppio calvario dell'essere in sé e dell'essere definiti. Natura è la crosta terrestre con tutto quanto la costituisce, la copre e la popola, ovvero quella specie di tappeto su cui anche l'uomo posa i suoi piedi e dove svolge le sue attività sia di essere organico che di essere pensante. La natura è dunque quanto esiste, ovunque sia, senza essere opera e creazione dell'uomo, cominciando in lui stesso. Normalità. Norme e normalità sono fatti quantitativi e non qualitativi, per cui risultano dalle attestazioni e dagli spostamenti della maggioranza. Scrittore e scrittrice. Alle prese con un essere ambiguo come la letteratura, lo scrittore o la scrittrice lavora, per così dire, sul nulla. Senza le opere dello scrittore la letteratura non esisterebbe. Tuttavia egli o ella non ha nessuna intenzione a negare pubblicamente l'esistenza della letteratura. Lo scrittore o la scrittrice sono grati ai sostenitori della fede letteraria, perché senza di essi l'attività dello scrivere sarebbe decretata mero vizio personalistico.